Il primo, primissimo giorno di? Di scuola. Di scuola, sei contenta? Non tanto. Il mega mega fiocco? Ecco qua. Ok, Danny, ci siamo. Sei comodo? No. Come no? Oh, guardatevi un po' quanto siete carini. Un bel sorriso? No. Andiamone uno. Matti? Matilde? Matilde, dove sei? Matilde? Matti, amore, sei qui. Meno male. Era solo un incubo. Chissà quando smetteranno. Oh, Smarty, amore. Mamma. Hai dormito bene, Smarty, amore? Ti sei svegliata presto? Sì, presto. E poi mi Pone nel letto, come mai non l'hai portato di qua? Questa è una cosa decisamente strana per Smarty. Sì, dorme. Ah, dorme, Pony, brava che l'hai lasciato riposare. Smarty, ma sai oggi che giorno è? Che giorno è? Ti ricordi che l'abbiamo detto? No. No, è il primo, primissimo giorno di? Di scuola. Di scuola, sei contenta? Non tanto. Non tanto? No. Smarty, ma dimmi una cosa, devi fare pipì? Sì. Dai, andiamo a far pipì. Ok, Smarty, brava, siediti bene. Mamma, è caduto. Ho visto, amore, sono caduti i pantaloncini, ma non fa niente perché tanto quelli li dobbiamo mettere a lavare, eh? A lavare. Sì, a lavare. Intanto fai pipì, che poi scegliamo cosa metterci oggi. Qualcosa di comodo per il primo giorno di scuola, però allo stesso tempo anche di carino. E speriamo che Matti e Danny si sveglino presto, altrimenti dovrò pensarci io. E non sarà bello. Ci dobbiamo anche pettinare, Smarty, amore. Sì, però poco. Poco ci dobbiamo pettinare, ok. Come iniziare bene la scuola? E poi lo possiamo portare. Certo, Smarty. Ma tu ti ricordi ancora come era andare a scuola? No. Ah, no, ecco perché. Dai, sarà un rientro un po' particolare dopo quello che è successo. Però secondo me dovreste essere molto, molto contenti. Molto contenti. Anche Pony. Anche Pony, di certo. Ma hai finito, Smarty? Ho finito, mamma. Ok, perfetto. Dai. Oh, Danny, amore, ti stai riaddormentando. No, cucciolo. Dai, mi sembrava ti fossi svegliato bene, no? Danny. Ah, come farò a portarvi a scuola oggi? Ehi! Tu ti ricordi cos'è la scuola? Mi sa di no. Dai, Danny, ti porto di qui e poi sveglio Matti e colazione generale, ok? Ehi, sta proprio dormendo. Matti, amore, ci dobbiamo svegliare. Matti, oggi non solo si esce di casa, ma si va addirittura a scuola. Ehi, Polpetta, Matti... Matilde, ehi, se non altro stanotte hai dormito tranquilla. Niente incubi per la piccola Mati, solo per la mamma stanotte. Mati, sai che Bubu vuole andare a scuola? Allora sei sveglia, Mati. Ehi, Polpetta, hai dormito tantissimo, amore. Sveglia? Mati, buongiorno! Fatti vedere un po', signorina. Mati! Sonno! Hai sonno, amore! Sonno! Sonno!
No, adesso passa subito. Andiamo a fare una bella bella colazione, ok? Ma sì, Matti, ma che bello. Poi ci prepariamo per uscire. Matti, dai coccola. Andiamo a fare colazione, forza. E dopo 5 minuti siamo ancora qui. Se non altro, Matti adesso è seduta. Corbetta, andiamo a mangiare, dai, non hai fame? Sì, fame. Ah, ecco, mi sembrava strano che Matti non avesse fame. Io direi che andiamo a preparare una bella, bella colazione. Cosa vuoi mangiare? Biscotti. I biscotti vuoi? Sì. Ci sono i biscotti di là, andiamo? Sì. Matti, un tonno. Hai sonno, amore, adesso ti passa, hai dormito tantissimo. Vieni con la mamma, andiamo. Matti. Dai, Matti, siediti qua, amore. No. Matti, la colazione, dai. Danny, dove stai andando tu? Ah, guarda tuo fratello. Dai, è ora di far colazione per tutti. Matti, puoi collaborare, per favore, ok? Ok, tu ci sei. Danny, dai Danny, vieni qua. Forza, forza. Dai. Dove eri andato a finire? A giocare. A giocare. Va bene, però adesso si mangia sulla mano, Danny. Aspetta, Danny, dai. Ok. Colazione. Adesso arriva la colazione, ok? Dai. Smarty, anche tu, amore. Su, forza, Smarty. Ecco. Ecco, siediti bene anche tu, ok. Bene, perfetto. Non tirare giù la tovaglietta, eh. Ok, forse ce l'abbiamo fatta, vero, piccolini? Matti. Hai fame, Matti? Sì. Adesso colazione per tutti. Ok, dai che forse ce la facciamo. Allora, Danny. Danny. Perfetto, questa è tua Marta, adesso arriva la mamma, ok, Smarty la tua, Smarty, ok, cucchiaino, questa di Danny, piattino, dovremmo avercela fatta, quasi. Marta vuoi biscotti? Vuoi biscotti? Adesso te li porto subito, amore, allora. E biscotti. Vai. Dai Matti, se stai ferma non ti tiro i capelli, amore. Su. Biscotti. Matti, ho capito, un attimino. Danny, lo so che tu vuoi la frutta, quella che ha preparato la nonna, buona buona, con lo sciroppo. Adesso te la porto. Tu, Smarty? Niente. No, dai, Smarty, pensa a qualcosa che ti va di mangiare, per favore. Lo yogurt? Sì. Ok, lo yogurt allora. Ok, cosa più semplice, lo yogurt, amore, eccolo qua. Lo yogurt. Ecco, tieni, guarda, c'è già il cucchiaio con lo yogurt. Ok, queste sono le pesche speziate che a Danny piacciono tanto. Danny. Eccole qua. E per Polpettina? Biscotti. Biscotti, ma ti sei contenta? Sì. Tieni. Ah, ecco. Vieni Danny, dai che facciamo presto. Su. Bravissimo. Sono buone? Yummy. Yummy, non ti sbrodolare, eh. Dai, finisci bene? Attento, attento Danny, non farle cadere. Tienilo meglio il cucchiaino, bravissimo. Yummy, buono? Ancora mescolare. Va bene così, Smarty, amore. Dai, aiuto anche te, Smarty, forza. Bravissima. Dai, Smarty, apri bene, amore. Oggi non abbiamo tutta la mattina. Forza, dobbiamo andare a scuola. Guardi. Guardi, guardi. Se non altro con Matti si va sul sicuro, almeno per quanto riguarda il cibo. Bravi, mangiate bene. Smarty, non ti distrarre, amore. Forza. Ehi, piccola Bluvi, buongiorno. Cucciola. Ehi. Luvina, amore, ehi, è ora della poppata, non vorrei svegliarti, ma oggi dobbiamo accompagnare le tue sorelline e il tuo fratellino a scuola, quindi non c'è tempo da perdere e ci dobbiamo proprio svegliare adesso, altrimenti poi hai fame quando siamo fuori ed è un disastro. Andiamo a bere il latte, Bluby? Qui abbiamo un nuovo sonaglino per la piccola, super cute. Questo sarà perfetto per l'inverno visto che è pelosino. E delle nuove bavaglie davvero stupende. Ma quanto sono carine. Vediamo un po' quale potremo utilizzare oggi. Secondo me anche questa. Vediamo un po' come ti sta, Bluby. Oh amore,
Vieni con la mamma, Bluebee. Qualcuno qui è pronto per il biberon? Bluebee, amore, hai fame, cucciola? Guarda, guarda che è pronto adesso. Ecco qua, vieni. Bluebee, bravissima. Eccola qua. Brava, Bluebee. Adesso bevi tutto. Mati, non fare pasticci con quei biscotti. Oggi per la piccola Bluebell un outfit semplice ma decisamente adorabile. Eccoci qua, piccola Bluebee. Togliamo subito il pigiamino, pantaloncini. Eccoli qua, Bluebee. Pronta per la tua bella magliettina? Dai, questa si allaccia dietro, Bluebee. Dobbiamo girarci, amore. Oh, Issa. E i suoi piedini? Oh, ecco. Queste sono perfette. Pronta per il fiocco? Per il mega mega fiocco? Ecco qua. Direi che sei proprio adorabile, piccola dolce Bluebell. Cioè, quindi ho giusto 10 minuti per sistemarmi prima che i piccoli terremoti tornino alla carica? Ok, molto bene. Perfetto. Spazzola. Avrò tempo di truccarmi un po'? Chi lo sa. E dopo aver sistemato velocemente il tavolo da popolazione, qui c'è una piccola aiutante. Sì. Sistemiamo gli zainetti, prepariamo tutto per andare a scuola. Allora, iniziamo da questi, che sono tre. Ok, direi. Questo è Smarty. Questo è Danny. E questo è Mati. Questa è sempre di Mati. E Smarty. Smarty e Danny, voi avete i bicchieri. Ecco, questo è tuo Smarty. E questo è di Danny. Di Danny. Eh sì. Poi abbiamo questi di Mati. Questi di Danny e questi di Smarty. Queste sono le ciabattine di Danny, calzine di Mati e calzine di Smarty. E infine le bavaglie, questa per Danny e questa per Smarty. Ah, vi metto anche uno snack buono buono. Questa scatolina per Mati, questa per Danny e questa per Smarty. Ok, forse ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Uno, due e tre. Sono pronti, mamma. Eh sì, Smarty. Ed ecco qua i vestitini pronti per i piccoli. Danny, Mati e Smarty. Danny, vieni, iniziamo da te, dai. Che hai anche le scarpine nuove. Dai che le proviamo. Scarpe nuove. Per nuovo anno scolastico. Danny, ma mi sembri un po' assonnato, no? Tutto bene? Sono. Ma hai sonno anche tu? No. Oh, Danny, dai, un po' di carica che finalmente, dopo tutto quello che è successo, si torna a scuola. No. No, che entusiasmo, mamma mia. Mati e papà. Ma ti hai appena fatto colazione, santo cielo. Papà. Mati, basta mangiare, dai. Allora, mettiamo subito la magliettina. No. Ehi. No, a te. No, a te fuori. Come non vuoi andare fuori? Ma sì, Mati. Mami, ma ci sono anche i compagni. Certo, Smarty, ci sono anche i compagni. E torna tutti a scuola. Guarda che bella magliettina che mettiamo, ti piace Smarty? Sì. Meno male. Mettiamo la magliettina rock. Rock? Oh. Ah, ecco, così ti svegli. Yeah. Bellissima questa, eh? Una delle mie preferite. Anche delle tue, Danny? Preferite. È una delle tue magliette preferite? Yeah. Meno male. Più bella. Dov'è Bubu? Non so, Mati, dove sia Bubu. L'avrei lasciato di là, no? Ma dai. Ma dai, sei tu la mamma sbadata, eh?
Anche l'altro. Allora, per le tue sorelline direi che i pantaloni lunghi oggi sono perfetti. Per te metterei qualcosa di un po' più corto, visto che è sempre caldo alla fine, eh? Corto. Corto, mettiamo questi, dai. Sono nuovi, non ancora sfruttati, proviamoli un po'. Vieni. Chi è che deve mettere un bel fiocco qua? Mate. Mati, piccola spettinata. Ok. Allora, Smarty, prima calzini, ecco qua, uno. E anche l'altro. Certo, ecco qua. E adesso jeans, che carini questi, un po' strappati. Sono molto stilosi, non trovi, signorina? Sì. Ok, piccolo grande Danny, proviamo le scarpe nuove? Mia, belle. Belle, ti piacciono? Mia. Anche a me piacciono tanto, le vorrei uguali alle tue. Spingi bene il piedino? Ok, non cadere, signorina. No. Spingi bene il piedino, spingi, 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 bravissima. Una scarpina l'abbiamo già messa. Mettiamo anche questa. Vieni, Smarty, dai. Fai passare bene la manina? Ecco. Brava. Ok. Dai, che bel grembiulino. Brava. Ok, Smarty, ce l'abbiamo quasi fatta. Adesso non resta che allacciarlo. Allacciarlo? Lo allacciamo? No. No, lo lasciamo aperto, anarchico. Dai, Smarty. Ma come sei bella, amore. Sei proprio, proprio una signorina. E neanche tu lo metti. Certo che lo mette anche lui, amore. Anche Mati tra poco. Mati, dove sei? Anche di là a giocare. Dai, Mati, vieni di qua. Ma? Mati, vieni di qua che mettiamo il grembiulino. Ok. Anche qui adesso lo allacciamo per bene. Dov'è questo bottoncino? Ah, c'è anche quello all'interno. Ecco, così sta bello in ordine. Che questo ha una specie di doppio petto. Aspetta, Danny, eh? No. No, non aspetti? No. Cosa facciamo allora se non aspetti? No. Mati? No. Matilde? Dai, hanno messo anche Smarty e Danny. Non c'è bisogno di fare i capricci anche per il grembiulino. Dai, che iniziamo ad essere un po' in ritardo. Del resto è che vi preparo tutti. Praticamente si fa sera qui, eh? Mati? Guarda, non ti allaccio neanche il bottoncino interno che ho allacciato a Danny, perché altrimenti so che qua è un capriccio via l'altro. Allacciamo solo questo, facciamo in fretta, sistemiamo bene sotto la salopette. Ma guardatevi un po' quando siete carini, un bel sorriso? No. Forza, Danny! Ok. Bravo. Dai, adesso puoi dormire quei 10 minuti che ci servono per arrivare all'asilo, ok? Va bene, aspetta, ti allaccio che a maggior ragione se ti addormenti poi cadi giù. Ok, Danny, ci siamo. Sei comodo? No. Come no? Vieni anche tu, Smarty. Ok, ma quanto siete carini seduti vicini. Sì. Sì, bene. Ok, ok. Smarty, zainetto di qui. Danny, zainetto di qua. Fai passare bene la manina? Sì, fai passare la manina qua. Brava, ok. Abbiamo un bel posticino anche per la sorellina. Lubi, sei proprio addormentata, è piccola. Mati, vieni qua, amore. Oh, Issa. Ecco, e qua siete in due, perfetto. Passeggino e si va così. E si va. Ah, non so come faremo. Aspetta un secondo, Mati. Ok,